Siamo qui oggi al Giffoni Hub per presentare quello che è il lavoro della Fincommission Torino Piemonte, insieme a tutti un po' i nostri interlocutori pubblici, privati, che supportano e finanziano anche proprio il lavoro delle Fincommission. Siamo estremamente onorati di aver avuto con noi il nuovo assessore alla cultura della Regione Piemonte, il segretario generale di Compagnia di San Paolo, l'Università di Torino. Ecco, questo dimostra come il Piemonte ha sempre mantenuto alto il lavoro. Ora riesce a fare veramente sistema all'interno del territorio. I risultati che abbiamo presentato, i risultati del bilancio sociale, sono frutto proprio anche di questo lavoro sinergico con le istituzioni, con anche gli interlocutori privati. Parte del nostro pubblico erano i vari produttori, indipendenti e non, che beneficiano appunto del supporto della Fincommission e che vengono a girare appunto sul nostro territorio. Abbiamo fatto vedere come il 2023 è stato per noi un anno record che ci posiziona sicuramente ai primi livelli, appunto a livello nazionale come Fincommission, con un effetto leva rispetto all'investimento iniziale di circa 18 per. Questo vuol dire che a un euro investito riusciamo a generarne 18. Questo è stato uno studio realizzato insieme appunto all'Università di Torino, rilasciato nel nostro bilancio sociale, di cui abbiamo appunto grandissimo, andiamo molto fieri, perché è il primo bilancio sociale che viene rilasciato da una Fincommission. Secondo me è estremamente importante riuscire a cambiare un po' la cultura del dato, riuscire anche a comunicare quello che è l'impatto che enti come la Fincommission riescono a generare sui propri territori. Diciamo che questo è figlio anche proprio di una strategia a lungo termine che la Fincommission ha portato avanti lungo tre direttrici: internazionalità, qualità e responsabilità. Se della responsabilità ho parlato grazie al bilancio sociale, sicuramente l'internazionalità, ovvero cercare di riuscire a supportare sempre più progetti che parlino a un pubblico internazionale o anche progetti internazionali che possano venire e possiamo ospitare appunto sul nostro territorio, sono estremamente importanti, e della qualità penso che non si debba dire oltre. Sicuramente è sempre più importante in un contesto di grandissima richiesta di contenuti puntare sempre di più su contenuti di altissima qualità, e questo è un po' quello che stiamo facendo.